Approvato dalla Giunta regionale nei tempi previsti, entro il 30 giugno il DEF, documento di economia e finanza regionale, ha iniziato l'iter consiliare ed ora è discusso in Commissione Bilancio. Si tratta di uno strumento fondamentale di programmazione che definisce gli obiettivi della manovra del bilancio regionale. Un documento che però il capogruppo del PD Silvio Paolucci ha definito estremamente deludente. Non si dice nulla per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse europee del PNRR. Poco o nulla rispetto alla programmazione europea dei fondi 21-27. Non c'è una strategia di rilancio del settore produttivo e politiche attive del lavoro per incrementare l'occupazione nella nostra regione. Tutti gli atti della programmazione per quanto riguarda la sanità sono fermi alla scorsa legislatura e nulla si indica in questo documento, così come il grande tema dei corridoi adriatico e la trasversalità o la questione ancora relativa ai trasporti dove si continua a privatizzare. Una parte del DEF inoltre è dedicata alla rendicontazione del CUR Abruzzo 1 e 2. Bene, a 16-18 mesi dall'approvazione di quelle norme solo il 50% di quelle risorse è stato erogato. Ecco perché siamo fortemente critici e daremo battaglia nel confronto rispetto a questo documento. Sulle discussioni in Commissione Bilancio, ieri con una nota si era espressa Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, parlando di una fase di stallo alla messicana, una paralisi dovuta alla disorganizzazione dei lavori tra pretese confliggenti all'interno della stessa maggioranza, mancanza di programmazione e di coperture addirittura per gli interventi approvati a dicembre in legge di bilancio, con tanto di indice puntato verso Fratelli d'Italia. Pronta la risposta del partito della Meloni con una nota congiunta firmata dall'assessore Guido Liris e dal capogruppo Guerino Testa. Il governo regionale sta svolgendo il proprio lavoro portandosi oltre le previsioni. Il Movimento 5 Stelle è nel governo nazionale. La consigliera e il suo partito alzino le barricate affinché l'Abruzzo abbia dal ministero quanto dovuto per compensare alle regioni le minori entrate da Covid.